Volesse c'è il codice Angela C20 e è stato un bel giorno, una bella emozione. È finita anni e anni di stress, anche dei fallimenti, ma discussione della tesi sono andata molto bene, non mi sono mai impappinata, stranissimo. Ho risposto alle
esecutivo di questa grande azienda, un'azienda leader della GTO. Insomma, quell'aspirazione era andata via, ecco, quindi una cosa del genere mi è sembrata più allettante e comunque non ci credevo, quindi sono veramente contenta per questa cosa ed è per questo che non ho potuto registrare, perché ho dovuto fare una preselettiva, poi insomma i colloqui, l'ansia, e poi sono così e quindi incrociamo le dita. Non vorrei far vedere i dati della mia relatrice, ve la mostro così, in diritto privato comparato. E l'argomento scelto, l'eutanasia. Il titolo della tesi è Scelte di fine vita. Ad oggi non c'è, quindi diciamo, c'è solo il suicidio assistito negli ultimi anni, ecco, c'è la possibilità, purché sussistano determinate condizioni, di richiedere il suicidio assistito. Che comunque è diverso dall'eutanasia. In Italia purtroppo, e dico purtroppo, ancora non c'è una legge. Speriamo che ci sia. Questo è il mio augurio, veramente, perché noi non possiamo disporre della vita altrui, ma io penso che il libero arbitrio sia una cosa fondamentale e anche il rispetto della dignità umana e quindi di poter scegliere liberamente in quale modo terminare la propria vita, ecco. Qualcuno, qualche familiare mi ha detto che è argomento brutto, invece molti si sono complimentati, anche il presidente della commissione si è complimentato perché comunque essendoci poche cose ho dovuto cercare tanto in saggi, testi e poi soprattutto cose di tutti i giorni, quindi molto l'attualità. Pensate che infatti quando ho concluso a luglio la tesi, poi quando sono andata a discutere a settembre, io nel mio discorso ho aggiunto altre cose perché poi a fine luglio c'è stato il secondo caso di suicidio assistito in Italia. E quindi questa è una cosa che per me, cioè, vedere che comunque le cose accadono, quindi è una cosa che sta sempre di più facendosi posto, ecco, in Italia, insomma. Vabbè, questo è. Avevo tanti argomenti. La relatrice mi ha dato molti argomenti, però ho scelto questo. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. E questo è l'articolo 1,8 della legge numero 219 del 2017, che è la legge che disciplina l'accanimento terapeutico. Come capitolo, infatti, ho trattato il quadro generale, e quindi l'eutanasia nelle sue varie forme, il consenso informato, il suicidio assistito e l'importantissima pronuncia della Corte Costituzionale. Nel capitolo secondo, invece, ho trattato l'eutanasia nel nostro ordinamento e quindi diritto alla salute e diritto alla vita che si configurano quali principi fondamentali della Repubblica. E alcune tra le più importanti sentenze in merito ai casi di eutanasia, pensiamo al caso Welby, ma anche Emanuele Englaro, cioè insomma queste sono state sentenze che hanno veramente, e poi ognuna diversa dall'altra, dato possibilità insomma di nuove vedute, diciamo così. Il capitolo terzo poi è l'eutanasia negli altri ordinamenti. Ho affrontato infatti il Canada con la promulgazione dei MAIDS, Medical Assistance in Dying, nel 2021, o ancora la Colombia che ha legalizzato il suicidio assistito, ma ancora il Belgio. Infatti è il primo paese al mondo ad aver inserito leggi sull'eutanasia, il Belgio. Pensate, così vicino da noi, no? Magari mi potete far sapere se vi piace l'argomento della mia tesi. Non ve la posso leggere tutta, però devo dire che credo di aver fatto un bel lavoro. Adesso vi leggo l'introduzione. La tematica trattata dal presente elaborato è uno degli argomenti della bioetica ancora oggi tra i più dibattuti all'interno della nostra società, l'eutanasia. Non si tratta di un argomento dai tratti lineari uniformi, diramandosi al suo interno in problematiche relative all'interpretazione di alcune norme costituzionali, come gli articoli 2, 3
13 e 32 della Costituzione, relativi alla dignità dell'individuo, alla sua persona, nella forma individuale e sociale, alla sua salute, nonché alla regolamentazione nazionale dell'eutanasia e infine alla sua relazione con la professione medica. Per tale motivo risulta necessario analizzare la problematica operando anche una comparazione con le legislazioni di quegli argomenti che già da diversi anni hanno regolamentato tale pratica. L'eutanasia deriva e letteralmente significa buona morte o dolce morte. Viene praticata solo nei confronti di quei pazienti che hanno una condizione patologica di profonda sofferenza e, cosa più importante, irreversibilità, generatasi quindi da un quadro psicofisico che ha reso la vita del malato intollerabile. Tali soggetti vedono nella fine anticipata e consapevole della propria vita l'unico modo per porre fine ai propri patimenti nel modo più sereno, dignitoso e meno doloroso possibile. Chi sceglie la strada dell'eutanasia dunque è oppresso da una patologia che gli rende impossibile il proseguimento di una vita dignitosa e lo costringe a patimenti insostenibili. Essa quindi viene invocata a gran voce da coloro che considerano una morte serena e consapevole più accettabile di una morte disperata, la quale arriva dopo inimmaginabili sofferenze e dopo aver perso ogni dignità nel vivere. Il personale medico, di contro, si trova nella posizione di dover scegliere, nel rispetto della vita umana, con coscienziosità e serietà, di accogliere la richiesta disperata di quanti invocano aiuto a porre fine alla propria esistenza, commettendo un reato, quello dell'omicidio, come atto di condivisione verso la sofferenza di chi invoca la morte come ultimo ed estremo atto di compassione. L'argomento trattato dalla disamina coinvolge una serie di aspetti tipo biomedico, bioetico, legale, filosofico e finanche propri della sfera personale e familiare, che rendono arduo un confronto con l'altro da sé, in quanto interessano i principi e i valori più profondi di ciascuno di noi. Pertanto, giustificare una scelta rispetto all'altra, imponendo al lettore una soluzione unica, dettata dalle nostre considerazioni personali, è un terreno periglioso da non calpestare. Piuttosto, ciò che maggiormente interessa è capire se ad oggi il legislatore abbia cercato di trovare un punto d'incontro tra le due posizioni, sulla base del fatto che la nostra Costituzione impone non un dovere alla vita, quanto piuttosto un diritto alla vita, e ciò sempre nel rispetto della dignità umana e della distinzione tra vita nella sua completezza e mera vita vegetativa. In definitiva, interessa quindi capire se da un punto di vista prettamente giuridico esiste una soluzione normativa, piuttosto che il silenzio del nostro legislatore per una questione tanto intima e personale qual è la non dignità della vita e la morte vista come ultima risorsa in condizioni di estrema sofferenza fisica e psicologica. Tuttavia, va sempre considerata la possibilità per i singoli di poter scegliere di perdere il diritto costituzionalmente garantito alla salute, che si concretizza nel diritto di non curarsi fino a lasciarsi morire attraverso lo strumento del consenso informato. È un argomento, riconosco, non tanto bello, nel senso un po' pesante, però io so cosa significa. In famiglia ho avuto mio zio che purtroppo ha sofferto tanto e soffriva, quando poi la fine era sempre quello, il finale era sempre quello, e quindi per questo ecco che ho voluto anche fare questo. Siccome sta venendo troppo lungo, vorrei concludere con le conclusioni. Scopo del presente elaborato è stato quello di comprendere se al silenzio del legislatore si possa optare in Italia per una soluzione normativa che guidi tutti i soggetti che si ritrovano a dover affrontare la spinosa questione del fine vita. Si è appurato come permanga il vuoto normativo, ma anche come molte sentenze si sobbarchino responsabilità importanti. Nell'esercizio di un simile diritto, il soggetto dovrebbe poter esercitare la sua più profonda libertà, decidendo, qualora si trovasse ad affrontare scelte di fine vita, quale sia il modo migliore di concludere la propria esistenza, facendo i conti solo con la propria idea di dignità e con le personali considerazioni in merito alla qualità della vita. La legge numero 219 del 2017 rappresenta un vero punto di svolta nel nostro ordinamento, in quanto ha accresciuto la libertà di alcuni di decidere responsabilmente della propria morte, qualora si realizzano le condizioni previste dalla legge. Tuttavia, la legge lascia irrisolti alcuni punti, come lo spinoso problema della diseguaglianza fra chi è in grado di porre fine alla propria esistenza senza aiuto di terzi e chi invece ha bisogno di quell'aiuto, o i dubbi in ordine alla sussistenza delle condizioni. In conclusione, la persona che chiede al medico di porre fine alla propria vita esprime un bisogno di assistenza da fornire non solo in virtù della sensibilità personale, ma anche mediante una consolidata cultura sanitaria e giuridica. La semplice depenalizzazione dell'omicidio del consenziente porterebbe a risultati diversi da quelli raggiunti nei paesi dotati di un'articolata legislazione sull'eutanasia. Permane dunque la centralità del buon legislatore che, attraverso un metodo laico, tenga conto dei credenti e dei non credenti e che consenta l'accesso all'eutanasia ai pazienti incurabili, allo stato terminale o fatti da una grave patologia irreversibile.
Tuttavia, costoro dovranno manifestare la decisione di porre fine alla propria vita in modo volontario e senza alcuna pressione, in seguito ad un'accurata informazione sul personale quadroclinico e sull'evoluzione della malattia. Allora, io qua non ho inserito le mie considerazioni, anche se ve l'ho dette all'inizio, perché l'ho inserita poi nella discussione, ecco. Io ho semplicemente messo tutto, tutte le informazioni e quello che ad oggi appunto in Italia non è possibile se non attraverso la legge numero 219 del 2017 è possibile perché sussistono però quattro condizioni. Chi è interessato può andare a vedere, magari vi lascio nella descrizione alcuni saggi da cui ho preso spunto per la stesura della tesi. Io vi ringrazio tanto se siete arrivati fin qui e vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video, che cercherò di farlo, non aspettare più tutto questo tempo.